Ci Allora, siamo. riprendiamo i nostri lavori. Nel frattempo sono arrivati Arcangelo Macedonia e Lorenzo Lipparini, che salutiamo. Ci sono due mozioni particolari ed una mozione generale. Do lettura della prima mozione particolare. Ah, in verità è generale, dobbiamo leggere, no? No, prima del particolare, viste le nuove scoperte e l'esigenza di finanziare. Voce un... Volte la lega Una io? voce, per Brava, sì. favore. Te la faccio leggere da lei, non ti preoccupare. Con un po' di decenza. Allora, mozione Non siamo a particolare. un funerale, né a un cimitero. Allora, mozione particolare. Oh, Viste le bravo. nuove scoperte, l'esigenza di finanziare i nuovi possibili orizzonti della Grazie. scienza, si impegna Rientro Dolci a tenersi aggiornato ed aggiornare la dirigenza del Partito Radicale sulle nuove pubblicazioni e progressi della fusione fredda per la produzione di energia pulita a basso costo e sulle reazioni piezionucleari per la previsione dei terremoti al fine di guidare i finanziamenti pubblici e privati. Grazie. Informare, la raccomandazione si può prendere, la informazione Un momento, adesso lei ha fatto l'intervento, per favore, tu vuoi fare l'intervento? sì. Allora. No, dipende poi che porta avanti. Sull'informazione noi siamo sempre d'accordo. Laura, noi sull'informazione siamo sempre d'accordo, quindi se, chiaramente nei limiti delle nostre energie e disponibilità, per te c'è sempre un posto e nell'ambito di quanto noi abbiamo, vediamo anche, cerchiamo di veicolarlo. Però chiaramente noi abbiamo un core business che è l'aspetto demografico del pianeta. È chiaro che tutti gli aspetti di energia sono correlati. Tu sai che abbiamo sempre analizzato laicamente varie proposte di energia. Si è parlato di eolico troposferico e quindi anche questa, se tu ci aggiorni, noi vedremo di sapere. Sì, Però vorrei non, non... proprio che ci sia proprio una discussione Sì. perché le persone di Rientro Dolci iniziano Ma a... noi una discussione l'abbiamo fatta e la maggior parte delle persone non sono convinte. Quindi se la discussione, io ti consiglio di procedere con l'informazione, perché come la discussione l'abbiamo fatta e abbiamo portato il materiale, la rifaremo se vuoi, Sì. però orientamento è, c'è un orientamento, diciamo, molte persone sono molto critiche o piuttosto che scettiche, ma noi a discutere non abbiamo problemi. Quindi noi la discussione l'accettiamo. Se tu ci dici che ci vanno a fare tutti i promotori, è una cosa peggiore perché dici no e questo argomento si dimentica. Io vorrei che non fosse dimenticato, quindi io se vuoi, se sarò eletto segretario, lo accetto come raccomandazione di darti una mano a promuovere la discussione con la fettina chiaramente di spazio perché le altre tematiche, ma che ci sarà anche per te, per aggiornarci e magari perché no, anche fare un evento come lo facciamo sugli UST che ci fa un incontro, possiamo farlo anche più telematico, un day in campus, cioè io non ho problema a cercare di darti una mano in questo. Se il fatto di accettarlo come raccomandazione in maniera tale che diffondere tutto, quindi avere da te delle informazioni, veicolarle, io lo accetto senza problemi e poi chiaramente con la compatibilità e disponibilità di tutte le persone, perché ovviamente se le persone non vogliono, ci sono o non ci sono, quindi io lo accetto, cioè io ci tengo che ci sia l'informazione su questo in maniera molto laica. Se no poi la mettiamo in votazione e facciamo come volete, insomma, questo è il mio discorso. Grazie. Lo vuoi trasformare in raccomandazione Va o bene, sì. È come raccomandazione raccomandata. è Sì. raccomandata, basta, lo registriamo. Ma senza ricevuta di ritorno. Senza ricevuta di ritorno. C'è una seconda mozione particolare sulla TAV che faccio Cioè, il concetto sarebbe di esigere dal Partito Radicale una posizione ufficiale nei confronti della TAV. Mozione particolare, tenuto conto dell'insufficiente valenza economica della realizzazione della nuova linea ad alta velocità Torino-Lione, cosiddetta TAV, che inoltre comporta un devastante impatto ambientale. Tenuto conto delle problematiche sociali e di ordine pubblico generate dall'esecuzione di tale opera. Tenuto conto che in ambito Galassia Radicale non è stata presa una posizione ufficiale nei confronti della TAV, diversamente da ciò che è avvenuto in ambito di tutte le altre formazioni politiche, Rientro Dolci si impegna a richiedere ai soggetti politici radicali, in primis ai parlamentari della lista Bonino-Pannella e ai radicali italiani, di predisporre idonei dibattiti con gli iscritti e poi di esprimersi pubblicamente, in particolare in sede parlamentare, a proposito della TAV.
Bene, se qualcuno vuole parlare a favore, ha già parlato. Tu no, voglio semplicemente far presente all'estensore che non si può parlare di lista Bonino-Pannella perché gli attuali deputati e senatori sono stati eletti nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Iscritti nel PD. No, non nella lista Bonino-Pannella. No, no, no. Nominati, non sono iscritti. Sì, tecnicamente sono degli eletti attuali. Non iscritti, eletti del PD. Parlamentari della come si chiama? Delegazione radicale del PD. Delegazione radicale del PD. Di eliminare questa roba qua per precisione. È corretto, quello che hai detto lo sottoscrivo. Per precisione, non pedanteria. No, hai ragione. Delegazione radicale. Allora, abbiamo, scusate, faccio solo un paio di considerazioni. Esigere da uno che è parlamentare e che è senza vincolo di mandato è una parola grossa. Io voglio vedere, poi, cioè io parlo di cose che si devono poter fare, cioè io adesso vado dalla coscienza e dico tu devi votare contro la TAV, quella dice non voglio stare a sentire te, neanche, come potrebbe anche essere un altro. Allora il discorso è che siccome poi tu chiedi a noi una cosa che non è possibile in questo senso, allora io se vuoi la trasformo, la possiamo mettere agli atti, in raccomandazione che noi faremo come pressione. Lobby. E cercheremo pressione, cioè nel senso faremo le iniziative opportune volte a momenti di chiarezza. Io però esigere l'ho detto come concetto, però come parola ufficiale ho messo richiedere a richiedere sì. sollecitare un interessamento. Ma a chi però questo? A radicali italiani? Ai parlamentari e ai radicali italiani in primis, perché non so se anche gli altri potrebbero essere interessati, penso di no. Perché ai radicali italiani, in quanto radicali italiani, è una cosa che c'è un comitato nazionale, noi abbiamo dei rappresentanti di Rientro Dolce che possono presentare una cosa. Ai parlamentari significa che tu prendi una mail e scrivi a qualcuno che non è detto che debba per forza rispondere, che non deve rispondere, che sta addirittura per conto di un altro partito. Sì, però io direi di più che esattamente, siccome abbiamo dei rappresentanti in radicali italiani, quindi possiamo prendere l'idea di fare una prima discussione in comitato, potrebbe esserci Daniele Carcea, per esempio, piuttosto che la Manuela Zambrano, che sono elette con Rientro Dolce, in comitato potrebbero andare e proporre una mozione collaborando con te magari sul un dibattito. Poi gli stati sono tre, nel senso che tu puoi prendere che decidono a maggioranza e quindi sono o a favore o contro, tu decidono a maggioranza e quindi il voto viene tutto contro la tavola anche di chi era a favore. Vabbè. Oppure c'è una terza posizione che senza vincolo di mandato ognuno decide per sé perché non è un argomento vincolante per il partito in senso assoluto. Io per fortuna c'è lo sguardo tessale che mi dice che non sto dicendo troppe idiozie, questo mi conforta moltissimo perché vista la sua esperienza parlamentare. Quindi il discorso è questo. Per la quale ha perso i capelli. Quindi il discorso è questo, io sarei favorevole a una pressione in generale, poi mettiamo in generale agli esponenti radicali, però mi mirerei in questo caso a radicali italiani, perché poi noi vogliamo diventare costituenti del transnazionale, però lì è un'altra questione, mentre quella trave è un problema italiano, quindi secondo me è corretto la cosa. Se tu lo accetti, non so, come raccomandazione questa cosa... Con l'impegno, se dovesse passare ai radicali italiani, si va verso il parlamentare. Certo. Okay. Si impegnano loro poi senza scrivere. Okay. Allora diciamo che verranno apportate le modifiche tecniche richieste e mettiamo al voto questa mozione. No, non è raccomandazione, non è stata trasformata in raccomandazione. No, perché lui ha cambiato il testo. La trasforma in raccomandazione o ha detto che accetta la raccomandazione. Lo vuoi proporre? Come hai detto te, va benissimo, cioè va in comitato e viene portato, quindi abbiamo
abbiamo dei rappresentanti, quindi a portare il comitato, esatto, esattamente, a chiedere in comitato, a chiedere in comitato la posizione di radicali italiani. Esatto. Va bene? Io assolutamente, esatto. Io come segretario concettualmente quello che ha detto lui va benissimo. Allora la Presidenza ha ricevuto questa richiesta di mozione particolare. Io ho bisogno di capire se è ancora una mozione particolare o se viene trasformata in raccomandazione. Detto che sia una canzone, vogliamo votarla? Se è una mozione particolare è impegnativa, se è una raccomandazione te ne fai quello che vuoi. Ho visto tante mozioni particolari saltate. La mia effusione fredda. Non accetto dal presidente questa interpretazione della raccomandazione, che non è enfiteutica. D'accordo. Raccomandazione agli atti, perché è tutto registrato come Quindi quello che sto dicendo io è comunque non è vuoto. No. Però a differenza di quella, diciamo, Rientro Dolce si può impegnare ad andare in comitato a farlo, quindi allora, se anche una mozione, non una raccomandazione. No, se è raccomandazione, giusto, in questo, viene. In questo caso, se è mozione votata, può essere cassata. Può essere cassata. Se non siete d'accordo voi, è inutile che sia cassata. Inutile. Vabbè, la vogliamo votare. Ragazzi, ti sento che dici, la possiamo anche votare. No, intendo dire se non rappresenta la volontà della maggioranza, prima del voto non si sa. Io sto dicendo che per come finora Rientro Dolce ha fatto presso gli organi e quello che è stato imposto, perché lui ha fatto un documento di fuoco sulla TAV che è stato firmato da più persone, siccome non siamo centinaia, l'orientamento è come dice: se io faccio una mozione che bisogna fare la pianificazione familiare, lui dice no, già finché non è votato, ma Rientro Dolce che si occupa. Il discorso è questo, che siccome ci sono un po' di punti che mi sembrava appunto da fare, allora come raccomandazione la sistemiamo dopo per brevità di tempo, se no la votiamo. Però guarda, non sono rigido su questo punto, se tu pensi che sia meglio raccomandazione mi sta benissimo spostare. Raccomandazione, dai. Però te, perché poi alla fine... Io la sì, e poi dopo chiaramente ci sono due rappresentanti, tra cui Daniele Garcia, che speriamo di riconfermare. Raccomandazione accettata? Sì, poi al comitato ci sono anch'io. Giusto, c'è anche l'incrolino. Tu sei iscritto anche? Sì, iscritto oggi. Anche tu? Quindi l'abbiamo presente, no, no, perché la pubblichiamo. E allora guarda, ci abbiamo. E non siamo scartiti. Bene, d'accordo. Allora, non siamo il 2 di picca, anche se siamo in 2. Dai, parla con loro. Passiamo alla mozione generale. Se vuoi leggere. Alla mozione generale, sì. Allora, io sapete non sono proprio quello più male per scrivere. Allora, mozione generale, il 6° congresso dell'Associazione Radicale Ambientalista Rientro Dolce, riunito in Bologna nei giorni 17 e 18 novembre 2012, udite le relazioni, il segretario tesoriere le approva, ringrazia gli ospiti e relatori intervenuti, in particolare Elisabetta Zamparuti, Sergio Delia, Edoardo Croci, Aldo Loris Rossi, Gianfranco Bologna, Alessandro Tessari, Stefano Peloso, che erano stati chiamati per la relazione, ovviamente tutti quanti. Ringrazio Libere TV e Donato Volpicella per la regia riguardo la trasmissione in stream dell'evento. Visto il permanere della non corretta informazione sullo stato di salute del pianeta, sul superamento ormai critico delle capacità di carico dello stesso, legato alla sovrappopolazione, all'uso distruttivo del suolo e a un distorto meccanismo di crescita ormai disaccoppiato dal benessere delle persone, considerata l'inadeguatezza della politica a tutti i livelli nell'affrontare i problemi citati, impegna gli organi dirigenti, a promuovere un percorso che porti l'associazione Rientro Dolce a diventare soggetto costituente del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito entro il prossimo congresso del PRNTT, fornendo il supporto specialistico e informativo riguardo i temi dell'associazione. A organizzare entro primavera 2013 un evento in collaborazione con Stefano Peloso del Movimento delle Transition Town con metodologia Open Space Technology, nuovo meccanismo di discussione di gruppo che permette l'esame di tutte le proposte dei partecipanti.
a valutare varie proposte di contenimento dei consumi di risorse naturali non rinnovabili, tra cui quella del gruppo interparlamentare inglese relativa alle tradable energy quotas, a creare una newsletter informativa delle tematiche del rientro dolce e di promuovere all'interno dell'associazione radicale delle associazioni compatibilmente con le possibilità dell'associazione assieme alla già esistente rivista Overshoot. Qui c'è due volte associazione, va bene, comunque in senso. E finito. Bene, chi vuole parlare a favore, un intervento a favore, un intervento contro? A favore? Contro? Perché guardi me? Perché tu sei quello che parla sempre. E adesso ho deciso di fare il digiuno della parola. Cioè, vai anche a vai a svegliare il Nicolin che non dorme, ma che è tranquillo. Bene, allora passiamo alla votazione. Chi è a favore? Io devo essere a favore. Anch'io, sì. Chi è contro? Nessuno ha provato la nomina. Chi si astiene? Chi si astiene? Sì. Io. Grande Nicolino, ci salvi dal Bulgaria. Nicolino si è astinto. Adesso dobbiamo passare alla elezione degli organi associativi. Io ho ricevuto delle candidature e le relative accettazioni, che sono le seguenti. Sergio Delia si è candidato alla presidenza, Daniele Carceo si è candidato alla tesoreria, Luca Pardi si è candidato ad essere il presidente del comitato scientifico e Stefano Pilotti al segretario. Ci sono altre candidature? Bene. Allora passiamo. Cioè, per non far vedere soprattutto agli ascoltatori di Radio Radicale che siamo monopersone, mi candido alla presidenza. Ottimo. Adesso quindi vorrei fare un intervento. Bene, bene. Questa è una cattiveria. E sì, deve parlare contro Delia. Deve parlare contro Delia, ti do 5 minuti. Non è adeguato. Al riguardo. Allora, se fossi eletto presidente di questa onorevole associazione, ma io cercherei di proporre a un ristretto comitato di esperti demografici come si può raggiungere il dimezzamento della popolazione mondiale in 10, 20, 30 anni. Fatte salvo che per arrivare al dimezzamento della popolazione mondiale attuale bisogna cercare di fermare le nascite proponendo una moratoria delle stesse nascite a livello planetario coinvolgendo l'ONU. Grazie. Prendiamo i lavori per la votazione. Posso partire? Sì, sì. Allora, leggo le schede. Sì. Allora, Tosoni, Bilotti, Carcea, Pardi. Delia, Pardi, Bilotti e Carcea. Tosoni, Bilotti, Carcea e Pardi. Tosoni 2. Delia, Stefano, Bilotti, Daniele Carceo, Luca Pardi. Il quartetto standard. No, devi leggere. Non c'è Tosoni. C'è Sergio Delia. Anche in questo qui c'è Sergio Delia, gli altri tre sono Bilotti, Daniele Pardi. Delia, Bilotti, Daniele Pardi. Delia, Bilotti, Carcea e Pardi. Delia, Bilotti, Carcea e Pardi. Dovrei nominare un rappresentante di lista. Sto sbaragliando il mio antagonista. Delia, Bilotti, Carcea e Pardi. Delia, Bilotti, Carcea e Pardi. Dunque, allora sono programmati
il presidente Sergio De Via, segretario Stefano Bilotti, il tesoriere Daniele Carcea e presidente del comitato scientifico Luca Parri. E così si conclude per il congresso, il sesto congresso del. Telefono? Telefono? Sì, sì. Sorpresa. Anche Luca Parri. Non era. Vediamo. Chiamando. Anzi, volevano votare e ora fanno annullare l'elezione. Eh sì, infatti io ho una ferretta resistente, facciamo una votazione via mail. Sì. Sì. Allora, ma l'unico, l'unico secondo me. Nell'attesa posso fare un comunicato? Siamo fuori congresso? Funziona. E il sorello radicale? No. Abbiamo chiuso? Il congresso è chiuso. No, vorrei fare un comunicato. Continuare al di fuori del congresso. Stavi ancora riprendendo da lui. Spero che vada anche bene in onda il sorello radicale. Non lo so, mi ricordo da me. Se vuoi, sulla web, vuole leggere un suo. Siediti in questo momento. Però ho messo il telefono che lui sta chiamando. Ah, va bene. Poi magari ci siamo. Sì, sì. Lo riprendiamo. Sentiamo un attimo. Sergio, ciao. Senti, abbiamo fatto le votazioni, in emozione abbiamo messo per la costruzione internazionale che non è. E ti volevo dire questo, cioè io sono qua, volevo provare a fare un collegamento per farti un saluto. Il congresso è finito con le votazioni, questo è stato detto. Volevo ringraziarti in diretta e farti un saluto se ti va, che ti dici qualcosa. Non so. Come vuoi tu, non c'è mai fatto. Perfetto, non ho infatti il collegamento tecnico, va bene, Sergio, ti ringrazio moltissimo. Ragazzi, ciao Sergio, facciamo grazie mille, a presto. Grazie, ciao. Ciao Daniele, senti, siamo tutti qua e niente, ti do la notizia che sei eletto tesoriere e c'è già un sacco di cose da fare. Dobbiamo fare una mozione. De Lia è stato accettato la carica, non so se hai seguito.
Perfetto, noi ti volevo farti un saluto, cioè, poi faccio il collegamento, però facciamo così, ti facciamo un applauso a Daniele Di Lei. Grazie mille, ciao, un salutone, un saluto a tutti da Daniele. Sì, grazie, ok, ciao. Luca non ha risposto, c'è il Allora, scusate, approfitto di questo spazio, ma qua non mi pare che si senta niente. Approfitto di questo spazio per un comunicato. Due appuntamenti, uno a Firenze e uno a Roma, sono due convegni. Firenze, 27 novembre 2012, ore 20, in via Serragli 3, c'è un convegno su omosessualità e adolescenza. Numero di telefono, do solo il cellulare, 347 0460 767, Firenze, 27 novembre, via Serragli 3, omosessualità e adolescenza. Il giorno dopo, 28 novembre, a Roma, in Corso d'Italia 25, dalle ore 9 alle ore 17, omosessualità e anzianità. Sono due cose molto interessanti, specie il secondo convegno. Quello intermedio, mezzo etano. No, mezzo etano. Allora, io sono andato sul computer, no? E c'è la definizione di anziani, perché c'è tutto un test da fare. Anziano è di 19 in su. Allora, no, per anziani in questo convegno è inteso chi ha compiuto i 60 anni. E tra i 19 e 60? 19 e 60 vanno a Firenze. Ecco, per quanto riguarda il convegno di Roma, sono contento come presidente del Fuori che l'Italia arriva dopo 30 anni degli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti già nel 1978 era uscito un libro che io mi sono fatto arrivare, Gay and Gray. Dico tutto e questo dimostra, diciamo, l'anticipazione della cultura italiana e della battaglia italiana per i diritti di questi poveri frogs. Allora, convegno a Roma, 28 novembre 2012, in Corso d'Italia 25, dalle ore 9 alle ore 17, omosessualità e anzianità. Firenze, 27 novembre 2012, ore 20, via Serragli 3, omosessualità e adolescenza. Il numero di telefono che hai dato usabile per tutti e due? No, solo per Firenze. Solo per Firenze. Ma se andate su certi diritti, c'è la locandina del convegno di Roma. E se andate su Facebook e scrivete Nicolino Tosoni, trovate tutte le indicazioni colà. Grazie dell'attenzione. Viva i froci!